Grazie a voi di essere qui questa sera, così numerosi. Grazie alla casa editrice Il Punto d'Incontro. È sempre per me un gran piacere parlare di quella che è la mia vita quotidiana. Come dico, io tutti i giorni ascolto, parlo di alimentazione da 30 anni. Mi occupo di intolleranze alimentari dagli inizi degli anni 90, nella consapevolezza ormai sempre maggiore dell'importanza del nostro stile di vita nella salute, prevenzione delle malattie e quindi soprattutto il nostro stile di vita alimentare. Noi sappiamo, oggi i dati ci sono nella letteratura, il 100% delle malattie vascolari, infarti, ipertensioni, sono di origine alimentare. Il 30%, do questi grossi numeri, dei tumori sono di origine alimentare. E non parliamo di tutte le altre disturbi, disturbetti o patologie magari importanti. Quindi io ho sempre pensato che la prima cosa da fare quando ho un paziente di fronte che lamenta i suoi disturbi era capire, ma sta assumendo veramente i cibi giusti, corretti per lui o c'è qualche errore fondamentale, perché nulla di più facile è tutti i giorni assumere, ahimè, il cibo sbagliato. Settimane, mesi, anni. E non sono stato il primo, non sono stato originale a pensare questo. In effetti, Ippocrate, 400 anni avanti Cristo, noi ci abbiamo pure giurato sopra, a Ippocrate il giuramento, ma ci siamo dimenticati quello che ci ha insegnato fondamentalmente, che in realtà lascia che il cibo sia la tua medicina, cioè che la medicina sia il tuo cibo, cioè la prima cosa è considerare l'alimento come fonte di benessere, di salute. Ripeto, ormai ne abbiamo una consapevolezza, girate qualsiasi stand, andate in qualsiasi convegno, la salute, la vera prevenzione della salute delle malattie passa attraverso il nostro piatto. Le intolleranze alimentari, questo nome che abbiamo dato all'inizio degli anni 90 per dire c'è qualcosa di diverso dalle allergie alimentari, c'è qualcosa che non sappiamo riguardo agli alimenti, c'è qualcosa che non tolleriamo, un'intolleranza alimentare. E siamo andati avanti, continuiamo a parlare di questa intolleranza. È ancora oggi una problematica misconosciuta, soprattutto dai medici, dalla classe medica. Ancora oggi mi stupisco nel 2015 trovare medici di famiglia, eccetera, vabbè, ma anche specialisti di gastroenterologia che non ne sanno nulla di alimentazione. D'altra parte, poverini, hanno fatto 6 anni di medicina e 4 anni, adesso non ricordo, 5 anni di gastroenterologia e non gli hanno parlato un'ora di alimenti. Sulle malattie sanno tutto, sulla cura, sulle medicine sì. Quindi è veramente sconvolgente come siano in aumento questi disturbi, ma d'altra parte il sentire comune, e siete qui anche per questo, è spessissimo di chi mi siede di fronte, ci deve essere, dottore, guardi, qualcosa che mangio che mi fa male, me lo sa indicare? Ecco, abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto a 25 anni fa, non ne potevo, nella fare ormai la diagnosi di intolleranze alimentari, che all'inizio eravamo veramente, non sa che, sapevamo da che parte girarci. Oggi abbiamo gli strumenti per fare nero su bianco e dire lei questo cibo è meglio che lo metta da parte. A tutte le età purtroppo, anche i bambini, anzi spesso i bambini sono quelli che, ahimè, stanno peggio, soprattutto dal punto di vista alimentare. Perché? Perché negli ultimi anni si è mangiato più industriale e i nostri bimbi negli ultimi anni, cioè noi siamo riusciti a mangiare ancora bene qualche anno fa, oggi magari nel tempo abbiamo avuto disturbi, oggi i nostri bimbi mangiano purtroppo subito male, ma non perché mamma sua vuole dargli cibo sbagliato, cioè è perché ormai siamo circondati. Qua no, ovviamente oggi al sana, ma se guardate in giro, la maggior parte è tutto industriale con un sacco di porcheria dentro. Cominciamo con la definizione. La definizione è molto tecnica, se volete, ma la vedremo poi strada facendo come è semplice, è ovvia. L'intolleranza alimentare è una reazione infiammatoria, più o meno sintomatica, prodotto da specifici elementi del sistema immunitario, le immunoglobuline A locali, IgG circolanti.
tutti, in conseguenza del contatto prolungato nel tempo, cosa vi dicevo, settimane, mesi, anni, con macromolecole di un determinato alimento. La rivedremo questa definizione, perché la capiremo a fondo. Alla fine di cosa dobbiamo parlare? Dell'intestino. Ne parliamo da anni, da sempre. Abbiamo sempre detto che il focus è l'intestino, e ancora oggi lo diciamo. La barriera intestinale è una barriera difensiva, innanzitutto. Tra che cosa? Tra il mondo esterno e il mondo interno. Tra quello che è fuori e quello che è dentro di noi. È una barriera intelligente, selettiva di protezione verso microrganismi, tossine, metalli, tutto quello che volete che è tossico, ma anche sostanze di qualsiasi genere estranee. Scambio e comunicazione. La mucosa intestinale è lo scambio tra l'esterno, da quello che noi ingeriamo, e l'interno del nostro corpo, i nostri organi. E permette un passaggio di elementi indispensabili alla vita. Luca mi taglia la slide, guarda sotto. La barriera intestinale è quindi molto selettiva, è molto intelligente, perché è capace di distinguere quello che è funzionale alla vita rispetto a quello che è patogeno, quello che è dannoso, quello che è nemico, e quindi è in grado di eliminarlo, cioè dovrebbe essere in grado di. Ovvero deve essere attraversata da quelle macromolecole digerite, e quindi gli zuccheri, i monosaccaridi, le proteine, gli amminoacidi, i grassi, il glicerolo, quindi devono essere riconosciute, digerite, scomposte, fatte piccole per essere giuste della missione di passare alla cellula mucosa. Ma come? Facciamo un esempio, una proteina. La proteina sapete è come un muro, fatto di mattoni. I mattoni sono i nostri amminoacidi. Bene, noi riceviamo un muro fatto di mattoni, quindi una proteina fatta di amminoacidi, eccole qua, tutte unite attraverso dei legami, e contiene elementi amici, gli amminoacidi. Ma se rimane integrano, i legami rimangono integri, non possiamo digerirla, quindi è nemica. Ma noi abbiamo gli enzimi per digerire, no? Le proteine, i grassi, eccetera. Le proteasi specifiche, per esempio, della proteina, distruggono i legami tra amminoacido e amminoacido, e quindi noi ci ritroviamo gli amminoacidi singoli scomposti che possono passare la barriera mucosa, cioè le cellule mucose. Ma se anche solo due amminoacidi rimangono attaccati, l'organismo li riconosce come estranei, nemici, e si deve difendere. Le sostanze amiche vengono riconosciute attraverso i meccanismi di trasporto cellulare e attraverso la cellula mucosa all'interno, i villi, questo è il lume, i villi, la cellula mucosa, questo è il torrente sanguigno. Questa è la strada normale. Qui non succede niente, è un intestino che funziona. Come avviene la selezione? Le sostanze nemiche vengono riconosciute da meccanismi di trasporto cellulare e trovano quelle che sono nemiche, una barriera, quindi non possono attraversare la mucosa, non possono attraversare le giunzioni serrate che uniscono le varie mucose, e attraverso non possono, quindi vengono eliminate. Al fine di svolgere al meglio questa funzione metabolica di difesa, l'intestino necessita non solo di strutture anatomiche, ovvero di una mucosa integra e selettiva, ma anche di una flora batterica. Il microbiota, sempre più al centro di molte patologie, di molti disturbi. Quindi questo, come dico io, tappettino di batteri che riveste le cellule mucose all'interno del lume è fondamentale per le nostre difese, per la digestione di alimenti, contro le allergie, eccetera, eccetera, contro le infezioni e le tossine. In condizione di equilibrio l'intestino si dice è in eubiosi. Tutte le specie si controllano a vicenda, vari batteri, anche funghi, si controllano, vivono assieme,
sono saprofite, ci aiutano, ci danno quegli alimenti e ci aiutano a digerire molte sostanze. E questa è l'ideale della mucosa. Eh? Processi digestivi, vera e propria barriera, eccetera, eccetera. Meraviglia, l'eubiosi. Ma purtroppo non è così. Spesso noi ci troviamo ad avere uno stato di disbiosi, cioè un'alterazione di questa flora batterica, ovvero delle specie a un certo punto prevalgono su altre. Spesso sono batteri patogeni come le Escherichia coli in eccesso, poi ce lo troviamo dove? Nelle urine. Una candida che esiste, perché quando ti dicono ma la candida l'abbiamo tutti, certo che l'abbiamo tutti. Per carità, è tenuto sotto controllo dai batteri come gli acidofili bifidi, è una candida saprofita sferulare, produce vitamina del gruppo B, ci difende per tante cose, bene, perfetto. Ma quando va in eccesso perché i batteri non la controllano più, a questo punto la candida cresce più del dovuto come colonie, colonizza l'intestino, cambia forma, come tutti i funghi, ha due forme viventi, diventa bastoncellare, con le ife, diventa patogena e come minimo vi ritrovate una pancia gonfia e un intestino che non funziona più. Noi sappiamo che oggi la candidosi intestinale dà molti, molti disturbi, anche molto distanti, non solo intestinali, ma per dirne una, può dare dolori muscolari, stanchezza cronica, insonnia, e questo spessissimo ce lo troviamo. Spesso la candidosi intestinale è dovuta al consumo, si dice, di farine bianche e non integrali, ma devo dirvi per esperienza queste grandi candidosi intestinali che troviamo sia nell'uomo che nella donna, perché noi pensiamo che la candida sia solo un problema femminile, in realtà è anche maschile, è dovuto fondamentalmente a 5 farmaci che, se pensate, consumiamo noi, forse no, ma consumano in generale tantissimo, molti, molti di nostri conoscenti: antinfiammatori, antibiotici, cortisone, la pillola e tutti i PP, cioè i inibitori di pompa, i protettivi dello stomaco. Questi favoriscono lo sviluppo di candida, la quale è causa di disbiosi intestinale ed è motivo di disbiosi. Quindi c'è un'aggressione, e l'aggressione si fa sui batteri, si fa sulle cellule mucose. Quindi la permeabilità intestinale, l'inghippo, la permeabilità intestinale dell'intestino salta. La barriera microbica, abbiamo detto, si riduce perché mangiamo male, perché prendiamo antibiotici, perché ogni tanto non andiamo a riconfigurare una flora batterica assumendo probiotici. Pensiamo che i nostri intestini, i nostri batteri ci ha dato mamma il kit di sopravvivenza quando siamo nati al parto e questi valgono tutta la vita. O al massimo prendiamo i probiotici se prendiamo un antibiotico? 6 giorni? E invece bisogna sempre, miliardi, riconfigurare la flora batterica è fondamentale. E la barriera anatomica, le cellule mucose, sono unite per difendere l'organismo. Quindi cosa abbiamo visto? In questa barriera due importanti giocatori, la microflora batterica e l'epitelio, le cellule mucose adese l'una all'altra. Ma se il nemico passa, riesce comunque a passare, cioè il cibo sbagliato passa la barriera batterica, la barriera mucosa, qualche tossina, qualche macromolecola indigerita e permette all'organismo, c'è la terza luogo di difesa, l'ultima barriera prima del torrente sanguigno, che è il sistema linfatico adeso alla mucosa, quindi il sistema immunitario. Chiamato MALT, che è il sistema linfatico adeso a tutte le mucose, e poi esiste il NALT, il GALT, a seconda del sistema. Tutte le mucose sono un sistema, si chiama sistema mucosale, naso, gola, bronchi, polmoni, esofago, stomaco, intestino, via urinaria, è un sistema. Il 70% del sistema mucosale, la mucosa, è intestinale. Cosa vuol dire? Che il 70% delle nostre difese del sistema immunitario è intestinale. Per cui, come dico sempre a molte persone, avere una pancia gonfia, avere un colino, la colite irritabile, un colon, così, non è solamente avere un disturbo estetico,
Vuol dire poi, come vedrete, avere delle difese alterate, vuol dire ammalarsi più spesso, perché il 70% del sistema immunitario è iperattivo o non reattivo nel modo corretto. Quindi il passaggio del nemico induce una risposta di tipo immunitario. Come ci difendiamo? Arrivano i linfociti, cosa fanno? Producono anticorpi. Per forza, dobbiamo difenderci da questa aggressione. E questo sta alla base dell'intolleranza. Quindi, se rivediamo la definizione, è molto chiara ora. L'ingresso di un organismo di macromolecole alimentari non digerite perfettamente, quindi proteine, grassi, ancora molto grossi, e come tale rilevate come nemiche, e l'innescarsi di un processo progressivo di infiammazione che può coinvolgere qualsiasi organo e tessuto. Ecco la cosa sta succedendo. Che a partire dall'intestino noi ci troviamo un problema, una sinusite, un dolore articolari, ok? Ognuno poi fa di suo, a parità di causa, ognuno indossa, diciamo noi, a suo modo e veste e quindi produce una cefalea piuttosto che una dermatite o che ne so. La condizione quindi sine qua non per lo sviluppo di intolleranza alimentare è il venir meno dell'integrità della mucosa intestinale. È descritto in tutti i libri, lo troviamo dappertutto, la famosa leaky gut syndrome, la sindrome dell'intestino gocciolante, ovvero una permeabilità alterata dell'intestino. Oh, il pomodoro, povero pomodoro, fa tanto bene, ha tante proprietà, giusto? Va bene, però non è stato digerito bene, la barriera batterica non è adeguata, passa per la cellula mucosa, no, per le giunzioni serrate, per la via sbagliata. E quindi il sistema immunitario che trova una molecola, macromolecola che passa per la strada sbagliata, la considera nemico e quindi si deve attivare il sistema linfatico adeso alla mucosa, tutti i linfociti verso quelle molecole forma anticorpi, IgG, circolanti, IgA locali. Il pomodoro è considerato un antigeno, un nemico, quindi bisogna attaccarlo. Bisogna quindi formare anticorpi. Gli anticorpi si moltiplicano, tutti i linfociti di tutto il sistema mucosale, attenzione, non solo intestinale, ma di tutto il sistema delle mucose. E alla fine, non solo la mucosa intestinale, ma tutto il sistema linfatico ha memorizzato il pomodoro come nemico. E la prossima volta che incontreremo il pomodoro, ci sarà una reazione forte, infiammatoria. Quindi la risposta di immunoglobuline, ripeto, ormai lavori scientifici ne abbiamo una strage, ormai è tutto chiaro, le IgA di superficie locali che non si possono dosare e le IgG che si possono dosare perché sono circolanti nel sangue, sono lo strumento difensivo, noi ci dobbiamo difendere, ahimè, attraverso un processo di infiammazione. Spesso viene chiesto e viene anche confuso molto allergie alimentari, intolleranze alimentari, io sono allergico agli alimenti, no guardi che intollerante, no guardi sono andato all'allergologo, ho fatto tutti i test per le allergie alimentari, non ho problemi, ho capito, però sono due cose completamente diverse. Allora, ho fatto una piccola slide per vedere. Allora, uno è un fenomeno infiammatorio acuto, perché anche l'allergia è un fenomeno infiammatorio, è acuto, brutale, grave. Le IgG è una leggera, costante infiammazione nel tempo, per anni in apparente, fino a che non si supera una certa soglia che vedremo e quel giorno cominciano i sintomi. Piccola differenza, abbiamo visto che il meccanismo di sviluppo è sempre comunque una risposta anticorpale, incontrollata, e sono IgE, lo stimolo antigenico ripetuto, invece l'altro sono IgG4, IgA e IgG, in particolare 4 sottogruppo, la risposta è immediata, se incontriamo un allergene, pensate a un gamberetto, pensate a un kiwi, ci riempiamo subito di ponfi, orticaria, asma, raffreddore, edema di Quinque, rischiamo la vita a volte. O questo è lento, ci vogliono ore, a volte 2 ore, prima che si manifesti una reazione da un alimento, quando siamo intolleranti. La risposta infiammatoria è potente e acuta nelle allergie, veloce, rapida, grave,
a bassa intensità ma costante nelle intolleranze. I rischi per la salute immediati nell'allergico, se incontra l'alimento sbagliato, sta molto male. A medio e lungo termine per le intolleranze. La possibilità di guarigione, beh, quando uno è allergico a un alimento è difficile che possa recuperarlo nella vita. Con un giusto approccio, e qui è tutto da discutere, poi magari lo vedremo nella nostra chiacchierata finale, si può anche pensare di guarire e tornare a mangiare cibi che non potevamo più mangiare. E quindi i linfociti innescano la difesa, i nostri linfociti adesi alla mucosa, quindi il nostro MALT, e creano un meccanismo di infiammazione, che fondamentalmente è per noi, cioè per difenderci, e purtroppo però ci ammaliamo. Devo dire che negli ultimi periodi noi vediamo non solo anticorpi verso un alimento, ma stiamo vedendo anche molti autoanticorpi. A un certo punto, quando il sistema immunitario intestinale, il 70%, viene continuamente bombardato da cibi sbagliati, la permeabilità non funziona più, noi ci ritroviamo spesso anche autoanticorpi, cioè il sistema immunitario che dovrebbe difenderci dal non-self, dall'esterno, a un certo punto switch e diventa un sistema che attacca noi stessi. Ci ritroviamo spesso, pensate alle donne, anticorpi antitiroide, ma anticorpi antinucleo, anticorpi anti... e ci ritroviamo molte malattie autoimmuni. Quindi, ripeto, insisto, la definizione è uno stato infiammatorio, cronico, sviluppato dal sistema immunitario in seguito al continuo contatto con l'antigene. Quindi quella sostanza che noi mangiavamo tranquilli in realtà è diventato il nostro nemico. Quindi, in definitiva, l'intolleranza è una sorta di allergia silenziosa. Io spero, mi piacerebbe un giorno che non si parlasse più di intolleranze alimentari, perché è un linguaggio che non piace al mondo accademico, medico, no? Ma di allergie alimentari immediate, IgE immediate, le famose allergie alimentari, e queste magari delle allergie alimentari ritardate, no? Ci vuole più tempo, però arriveremo a questo, qualche anno. Ecco, ovviamente il primo sistema, apparato che ne risente intolleranze è l'apparato ovviamente gastrointestinale, è quello che riceve i cibi, quindi le famose gastriti, le famose coliti, più o meno acide, quindi dai gonfiori intestinali, le coliche addominali, a stipsi alternata a diarrea o solo stipsi, a reflusso, bruciore, acidità, eccetera, eccetera. Ma il problema è più grosso, perché al di là dello stomaco e l'intestino, noi ci troviamo di fronte a problematiche molto più distanti, in organi e apparati molto distanti, che in apparenza forse non avrebbero una gran relazione con l'intestino, tranne per il fatto che la relazione è col sistema immunitario. E quindi, una volta, vedete, raggiunta la circolazione sistemica, gli anticorpi danno un'infiammazione in ogni livello, e quindi sistemi anche molto distanti dall'intestino. Questo che a volte si fa fatica a capire. Ma perché? Ma perché il sistema immunitario è attivato, e il sistema immunitario è dovunque. Poi ognuno farà di suo il problema, lo veste a suo modo, io mi faccio una cefalea, te ti fai una dermatite. Non lo so, ecco appunto, una sinusite. In linea di massima, adesso io non voglio fare l'elenco di tutte le patologie dell'uomo e dire ecco, tutte le malattie dell'uomo originano da un punto di vista alimentare dalle intolleranze, anche se vi ho già detto che il 100% di quelle vascolari lo è, pensate all'ipertensione, pensate al diabete e purtroppo anche il 30% dei tumori. Ma in linea di massima, se uno accusa queste problematiche qui, dovrebbe pensare non solo alle allergie, ma anche a quello che mangia, le intolleranze, anche lo stesso asma, il muco, tutti questi bambini catarrali, grandi produttori di muco, da settembre a maggio, giugno, poi vanno un po' al mare e si riprendono un po', quindi otiti, sinusiti, bronchitti, adenoidi, ingrossate, muco, catarro, nonostante antibiotici, cortisone, ogni 20 giorni, poi 5 giorni a scuola, ritorna lei, e poi alla fine la colpa di chi è? Dell'asilo, sempre colpa dell'asilo, al massimo della scuola materna, oppure della
È la mamma. È sempre colpa della mamma, alla fine, il papà no. Ma mai. Però fondamentalmente, alla fine, perché? Perché va a scuola, lo tenga a casa alla fine. Ecco, vi devo dire che i bambini, se mangiano bene, vanno a scuola, non si ammalano mai, non prendono antibiotici. Quando individuiamo gli alimenti. Quindi ipertrofie, tonsille, poi pensate qua a sinusiti croniche, ma anche problematiche di pelle, dal prurito all'acne, le orticarie, che non è detto che siano di origine allergica, possono essere anche da intolleranze. Ma dolori muscolari, dolori articolari, crampi, rigidità, fibromialgie a volte legate a certi alimenti. Vediamo delle cose sparire solamente cambiando dieta. Problemi anche vertigini, ronzii. Non parliamo delle emicranie. Quando vi trovate un'emicrania che è cominciata magari alle medie, alle superiori o forse anche alle elementari ed è un'emicrania frontale, oculare, è digestiva, è lo stomaco, ce l'hanno sempre detto, quindi non è un problema che ho l'emicrania o mal di stomaco, ho mal di stomaco e non digerisco e mi viene il mal di testa, e spessissimo queste emicranie sono di origine alimentare, cambia dieta, spariscono, come spariscono molti disturbi di stomaco. Sonnolenza, stanchezza cronica, affaticamento, difficoltà di concentrazione, sbagliamo cibo. E purtroppo ci ritroviamo spesso anche che mangiare sbagliato in alcuni individui abbiamo ansia, insonnia, depressione. Perché? Perché nell'intestino, ce l'ha detto la Per, nell'intestino è il secondo cervello. Perché? Perché somatizziamo. Sì, va bene, anche qualche volta somatizziamo. No, sì, in parte. Perché? Perché nell'intestino non ci sono solo le cellule mucose, ma ci sono le cellule enterocromaffini che producono adrenalina, noradrenalina, serotonina. Quindi possiamo essere più ansiosi, insonni, avere delle paure, attacchi di panico, essere depressi, anche se volete da un punto di vista da causa intestinale. Quindi un problema somatopsichico, non come ci dicono spesso psicosomatico. Noi possiamo avere disturbi psicosomatici, somatopsichici, psicopsichici, somatici. Pensate, un fegato non funziona, la gente è arrabbiata, quanti epatosteatosici, tutti arrabbiati, incazzati, rabbiosi. È il fegato. Quindi, attenzione, quindi è molto importante perché tante persone che cominciano a mangiare in maniera giusta, regolare, togliendo i cibi sbagliati, cominciano a dormire, si sentono più tranquilli e l'umore migliora. Non voglio dire, insisto, che tutte le ansie, le insonnie, le depressioni siano di origine alimentare, ma cominciamo a sospettarlo. Beh, cistiti, vaginiti, recidivanti, la cistite del batterio cos'è? Escherichia coli. E coli dove fumi i coli? Dall'intestino. Come fa ad arrivare nelle urine? Semplice. Non perché una si lava male, questa è una fesseria raccontata una volta alle favole, è perché per via linfatica, track, viene giù. Molte vaginiti da candida, è un problema di candidosi vaginale. Certo che è un problema di candidosi, c'è la candida a livello vaginale, curiamo la vagina. Ma certo, curiamo la vagina, è proprio ricade, è ogni mese ricade. E perché? Ma io l'ho curata, perché ricado? Perché la candidosi dov'è? È intestinale. E quindi a quel punto, se io non vado a sistemare nella dieta, a fare una cura dell'intestino, questa persona, questa donna, avrà una candidosi tutti i mesi. Queste sono cose che vediamo tutte le settimane da anni. Ma anche problematiche, anemie, leucopenie, tachicardie dopo i pasti, anche a livello cardiaco, ipertensioni. Oh, questa è la top 7, non sono riuscito a fare la top 10, ma la top 7 degli alimenti più spesso che noi troviamo essere purtroppo fonte di malattia, cioè siamo intolleranti. E purtroppo al primo posto c'è il latte e i latticini, i vaccini. Signori, qua io dovrei stare un'ora a parlare del latte, forse di più, il tempo sta ormai volgendo al termine, ma ricordo solo questa battuta, che non era battuta, perché ormai abbiamo anche qui lavori scientifici, anche l'altro giorno ne ho letto uno sulle osteoporosi e il latte, cose che dicevamo anni e anni fa, che chi prende latte e latticini va incontro a osteoporosi, e invece continuano tutti i miei colleghi a dire bevete più latte, mangiate più yogurt, mangiate formaggi per l'osteoporosi. E io dico sì, è vero signore, è proprio per l'osteoporosi. E quindi non ci capiamo mai, signore, vuole l'osteoporosi? Si continui così, troviamo mocca a meno 2,5, 2,8, 3, 3,5. E questi latticini sempre di più, li togli perché acidifica i tessuti, sistema tampone, toglie il calcio dalla fonte maggiore di calcio che abbiamo dalle ossa, poi lì dentro c'è anche una fosfatasi acida nel latte, quindi ti disfa le ossa. Quindi
Volete, non volete avere l'osteoporosi, non mangiate latticini, soprattutto i freschi. Ma è ovvio, il latte nostro, della nostra specie, il latte di mamma, ma ce lo siamo dimenticato. Finché siamo lattanti, e il latte è un alimento per lattanti. Una volta abbiamo i denti, dobbiamo essere svezzati, finito. Basta, no, latte, finito. Continuiamo a bere il latte di un altro animale. Non è il lattosio, come ci vuol far credere il marketing, perché non riuscivano più a vendere il latte intero, e allora si sono inventati il latte ad alta digeribilità, a basso contenuto di lattosio. Non funziona, però hanno continuato a vendere il latte, se no non riuscivano più a venderlo, avevano il crollo dell'intero, adesso sei partito, ma per poco poi. E adesso cosa c'è? La mozzarella senza lattosio, i formaggi senza lattosio. Alla fine perché? Perché si sono resi conto che non riescono più ad andarsene avanti. Allora, il problema è il lattosio per qualcuno? No, per pochi. Qualcuno ha un'intolleranza al lattosio, un problema di uno zucchero che non solo è presente nel latte e latticini freschi, ma è un additivo in molti cibi ed è un eccipiente in molti farmaci. Chi ha problemi con lattosio, diarrea tutti i giorni, perché è facile. Una compressa, un cibo. Invece la problematica che abbiamo tutti qual è? Allora, puoi abbassare il lattosio, puoi abbassare i grassi e poi cosa hai fatto? Niente, perché la problematica, ce l'ha detto Campbell, ce l'abbiamo tutto, nella letteratura, è la caseina. Questa è una proteina enorme, le proteine di mamma sono piccole e abbiamo gli enzimi per digerirle. La caseina è un muro enorme e ci arriva giù questo muro e dovremo digerirlo, ma non abbiamo gli enzimi, non è una proteina animale, è umana, scusate, è una proteina bovina, solo il vitello potrebbe farcela. Noi no, quindi ci rimane adesa nella mucosa dello stomaco e intestino, creando permeabilità intestinale, iti, gastriti, colitti, tutto quello che volete. Quindi per cortesia, ecco, freschi vaccini soprattutto perché la stagionatura denatura la caseina e rende disponibili gli aminoacidi, quindi stagionati si può anche pensare di mangiarli. Il frumento è qua, ormai. Frumento è un grosso problema, perché io che studio alimenti tutti i giorni da 25 anni, non so, fino a metà degli anni 2000 potevo dire, beh signora, problemi col frumento, mangi farro kamut. E la gente era felice. Oggi siamo andati avanti a mangiare ancora frumento, frumento, glutine, 6 volte più glutine del previsto, un glutine OGM, a un certo punto ci siamo sensibilizzati e finalmente nel 2011 il gruppo di Baltimora ci ha detto, attenzione, c'è un problema con il glutine. La celiachia? No, quella l'avevamo sempre avuta, sempre stata, c'è ancora. L'allergia al grano? No, quella c'è sempre stata, c'è ancora, 2-3%. Ma allergia? No, c'è la non-celiac gluten sensitivity. Quindi sappiamo che c'è un grosso problema con il glutine per tante persone che non riescono più a mangiare pasta, pane, crack, biscotti, fette, biscottate, grissini, scioppini, terallini, di frumento, farro, camo, tutto. Come se fossero dei celiaci, ma non lo sono. E chi ha problemi, in quel senso, ha un sacco di disturbi, quelli che avete visto corrispondono, quindi gonfiore di pancia, dolori muscolari, eccetera, eccetera, più malattie, eccetera. Quindi frumento sì, ma attenzione. Quindi chi ha fatto gli esami per la celiachia e dice, no, ma io ho già fatto gli esami, non sono celiaco. Oh, Gabi, non sei celiaco, ma controlliamo qualcos'altro. E lì purtroppo i numeri stanno aumentando in maniera esponenziale. Penso che ormai saremo arrivati al 30% di persone che non digeriscono più il glutine. Manzo, beh, manzo, bovini e vitello, un po' come mangiare i formaggi, non la digeriamo, questa carne rossa, ce lo dice anche l'Istituto dei Tumori, mangiatela una volta al mese proprio, ma è meglio di no. Suino un po' meglio. Purtroppo la mela, ma è il problema grosso della frutta, la frutta che non ha più stagione, cioè noi riusciamo a mangiare la mela tutto l'anno, infatti il famoso detto una mela al giorno, toglie il medico di turno, non funziona più, no, anzi venite da me, io ve la tolgo, state da Dio. Perché? Perché mangiare tutti i giorni, tutti i santi giorni lo stesso cibo, frutta o a un certo punto è il miglior modo per diventare intolleranti a quel cibo. Quali sono i frutti che danno più problemi? La mela, kiwi, spesso, e la banana. Un po' meno fragola, pesca, albicocca, eccetera, perché sono più di stagione. Infatti noi dovremmo mangiare di stagione, frutta e verdura di stagione, ruotare i cereali con o senza glutine, insomma andare più secondo, non essere monotoni nella nostra dieta. Il pomodoro, ragazzi, il pomodoro è anche questo, sugo di pomodoro dal 1 gennaio al 31 dicembre sulla pasta tutti i giorni, e il pomodoro d'estate ancora, capito, ha delle sostanze favolose, ci fanno un gran bene, ma ripetuto così a un certo punto dermatiti, gastriti, eccetera. Le uova, anche queste purtroppo
sono molto presenti l'albume più del tuorlo, cioè la proteina più che il grasso. Perché? Perché è vero che la maggior parte di noi dice: ma io mangio le uova una volta alla settimana. E i biscotti? E dappertutto ci sono le uova, quindi noi mangiamo le uova tutti i giorni. Quindi, da un punto di vista, alcuni esempi, apparato respiratorio, sicuramente latte, frumento, olio d'oliva, anche qua l'olio d'oliva, attenzione, è il miglior olio che ci sia, ha dei polinsaturi meravigliosi, ma come dico io, fare la doccia tutti i giorni con l'olio d'oliva, cioè metterlo dovunque, mattina, pomeriggio, sera, pranzo, colazione, è solo olio d'oliva, a un certo punto rischia di essere un olio che dà grossi problemi, soprattutto di stomaco, gastriti e reflusso. La pelle, come al solito, latte, pomodoro, uova e frumento, spesso il glutine spesso dà problemi di dermatiti che non si riesce a capire da dove vengono e poi alla fine si trova un problema col glutine e la pelle migliora. Io ho sempre detto quello che poi ci hanno insegnato i nostri grandi vecchi, che la pelle non è solo un bel vestito che indossiamo, è il più esteso organo che elimina, quindi se l'intestino, il fegato non riesce a fare quello che deve fare, ci pensa la nostra pelle. Sistema nervoso molto spesso, frumento, beh, il caffè, anche questo è un'altra problematica grossa per noi italiani, caffè tutti i giorni, 3, 4, 10 caffè al giorno, latte, olio d'oliva, pomodoro. Allora, il discorso è a livello soglia, cioè il discorso è questo, molto spesso si tratta, per fare un esempio, dell'iceberg. Cioè io per molto tempo non vedo l'iceberg. Perché? Perché è sommerso. La parte sommersa è tutto quello che non vediamo. A un certo punto comincia a spoggettare, viene fuori una parte e sono i sintomi d'allarme, i sintomi infiammatori diffusi e generici, quelli che ci fanno andare dal gastroenterologo, dermatologo, neurologo e ci fa fare tre giri dell'allergologo, gastroenterologo, perché non si capisce, nessuno capisce più niente da dove viene fuori questa cosa. È un problema di pelle? Ma no, ma è un gas nervoso? No, ma è un problema. E quante persone fanno il giro? Poi alla fine, buh, vediamo queste benedette intolleranze. Ci sarà un filo conduttore in tutto questo? Non è possibile che io abbia questo sistema che viene coinvolto in maniera così strana in più a parti. Quindi si scatena una paralisi. Spesso il sintomo per anni è sconosciuto. Io al mattino, cappuccio e brioche, tutte le mattine, sto da Dio. E qualcuno mi ha detto che il latte fa male. Io il latte, fa il latte, sono anni che lo bevo e non mi fa niente. Anzi, il cappuccio e la brioche, ma meraviglia. È silente il problema. Se però, perdurando lo stimolo, io comincio a mangiare i miei formaggi, più o meno stagionati, freschi, oltre il mio cappuccio, gelati, e dai, passano gli anni, no? Giusto? E lo yogurt tutti i giorni, latte, yogurt, formaggi, via così. Ho fatto un esempio E io sto da Dio, sto benissimo, nessun disturbo. Finché non arrivo a livello soglia. Ho saturato un sistema. Sono arrivato al tetto del mio magazzino. Di là non si può andare, ovvero oltre c'è il sintomo. Giorno dopo giorno l'organismo sensibilizzato dall'accumulo di antigeni verso quella proteina, in presenza e dalla presenza di uno stato infiammatorio persistente, supera il limite oltre il quale l'intolleranza non è più silente, diventa sintomo. L'ennesimo brioche col cappuccino mi ha fatto un male, dolore di pancia, sono dovuto correre in bagno, eppure l'ho sempre bevuto. E questo ti dico, io ho sempre preso il cappuccio e brioche, però da un mese non riesco più a prenderlo, mi fa male. Quindi non si evidenzia il sintomo finché non si supera la soglia. Il problema è che quando si supera la soglia? A 10 anni, a 3 anni, a 20 anni, ognuno ha la sua soglia per quell'alimento. Spesso i bimbi già a 3 anni stanno già male, purtroppo, ho detto, i primi ne sentono molto di più anche per il volume di distribuzione che hanno. Quindi, se il sistema immunitario è messo sotto stress e diventa pronto e incapace, qual è il risultato? Spesso nei bambini vediamo questo, sono sempre ammalati, ma anche gli adulti, o sempre stanchi. Cose così, no? Allora, vabbè, prendiamo l'immunostimolante, gli diamo ricostituente, gli diamo le vitamine, gli diamo questo e io gli dico, signora,
possiamo dargli anche le bombe, ma se lei non smette di dare il latte a suo figlio, non lo cureremo mai. Infatti spesso questi bambini con otiti tonsilliti recidivanti, ci sono lavori in letteratura, 9 otiti recidivanti catarali su 10 spariscono, 9 su 10 solo a togliere il latte. Quindi, maggiore facilità a contrarre bronchiti, frangiti, otiti, tonsillite, questo c'è anche negli adulti, ma anche nei bambini soprattutto. Quindi, continuiamo persistente a consumare quell'alimento, non ce ne rendiamo conto, il sistema immunitario è attivato, la risposta infiammatoria è attivata, continua la risposta infiammatoria sempre più forte, finché la risposta infiammatoria ci diventa cronica. E vorrei fare un'osservazione, se mi permettete. Spesso la cronicità di alcune patologie non è dovuta alla patologia cronica, ma al cronico modo di mangiare male. L'imprinting familiare. Arriva la mamma e dice, la mia bambina c'ha la colite. Ma la colite è di famiglia. Io ho la colite. Sua nonna ha la colite. Sua bisnonna aveva la colite. Sua trisnonna aveva la colite. Sfiga. Che cos'è che si tramandano la colite? No, il latte tutte le mattine. Dico, signora, guardi, da adesso in poi, da sua figlia, che però può prendere anche lei i benefici, se smette anche lei di bere il latte, questo è della propria famiglia, finisce. Perché sua figlia imparerà a bere il latte di vegetale, oltre, non berrà più cose, non avrà più problemi di colite, quindi anche sua figlia imparerà anche così. Quindi cos'è l'imprinting della madre? E della nonna, della bisnonna che ci portiamo dietro. Quindi spesso è la cronicità dello stile, ecco l'inizio della nostra chiacchierata, alimentare, che porta poi a conseguenze di itti croniche. Parlo di gastriti, colite, questi vanno via fondamentalmente. E dico, ma tu c'hai la gastrite cronica perché è familiare, tu c'hai la colite cronica, è familiare, perché c'hai la cosa cronica, è familiare. Io ho visto broncopneumopatia cronica ostruttiva da 30 anni sparire, e questo mi continuava a dire, ma guardava così, è da 30 anni che era cronico, bronchite cronica, era con cortisone, tutte le cose, solamente cambiando gli alimenti. Che e io dicevo, ma infatti, fin da bambino avevo catarro e bronchiti, poi dopo sono diventato cronico, e quindi, perché? Perché nessuno gli aveva detto che doveva modificare la dieta, e questo era arrabbiato, diciamo me, con tutta la classe medica, io non sapevo cosa rispondergli, perché dico, non lo so, io ragiono così. I mediatori chimici dell'infiammazione sono le citochine, va bene, che portano l'allerta, il messaggio infiammatorio a tutte le mucose. Ecco perché se c'è una bronchite bisogna pensare all'intestino, se c'è una cistite bisogna pensare all'intestino, comunque pensiamo all'intestino, e sono in grado di recapitare il messaggio anche molto lontano. Quindi un processo infiammatorio si instaura, intolleranza può arrivare ovunque. Tiriamo un po' le somme, alterazione della barriera intestinale, quindi mucosa, ma anche batterica, la capacità filtrante non diventa più selettiva e intelligente, diventa una permeabilità, quindi intestino colabrodo, passaggio di antigeni, intolleranza alimentare, intossicazione dell'organismo, sovraccarico, quante volte troviamo un epatosteatosi, un fegato grasso? Ormai non lo dicono neanche più, cioè lo diamo per scontato, c'è il fegato grasso, ce l'hanno tutti. E io mi arrabbio, non è giusto, non è possibile. Quindi reni, sovraccarico i reni, tossine, calcolosi, eccetera. Cosa fare per uscire da questo circolo vizioso? E in effetti la problematica è abbastanza grossa, perché quello che ci siamo resi conto subito, nel momento in cui abbiamo cominciato a toccare gli alimenti, che era necessario togliere l'alimento a cui siamo intolleranti, perché sennò il processo infiammatorio perdura e non c'è niente da fare, ma non è sufficiente. Perché la barriera mucosa da sola non si ricostruisce se solo togliamo l'alimento sbagliato e qui siamo infiammati. Bisogna anche lavorarci su questa mucosa, perché per anni è stata distrutta e infiammata. Quindi la prima cosa è togliere l'alimento che ci fa male, perché sennò non ne veniamo fuori. È necessario, però bisogna anche agire. In effetti la dieta eliminazione, dieta rotazione, io sono sempre stato per la dieta di eliminazione e poi di reintroduzione. Il dottor Speciani, che anche lui, Attilio, da anni facciamo lo stesso lavoro, però la pensiamo in maniera diversa, e lui pensa più a una rotazione, e cioè
magari lasciare quel cibo 2 volte alla settimana. A mio avviso diventa una storia lunghissima e comunque l'infiammazione. Io lo reintroduco dopo quando il soggetto sta bene. Ma comunque, supponiamo di togliere il grano perché c'è il problema col frumento, 3 mesi, successivamente lo reintroduciamo, no? E vediamo la reazione. E questa è la dieta di eliminazione. La dieta invece di rotazione, non so, glielo diamo comunque il frumento a cui siamo intolleranti il lunedì e il venerdì. Ma in ogni caso, sia l'una che l'altra, vi ripeto, è necessaria, sono due pensieri diversi. Lui pensa quello, io penso l'altro, ognuno si fa la sua esperienza clinica. Secondo me è importante individuare gli alimenti, perché se no non se ne viene fuori, da lì lavorare. Perché noi ci siamo resi conto che escludere un alimento è utile perché riduce lo stato infiammatorio, però il problema deve essere la sua interezza, cioè partendo dalle cause. Le cause sono l'intestino con la brodola, leaky gut syndrome, cioè l'intestino troppo permeabile, quindi bisogna comunque curare questo intestino, curare la flora batterica, curare la mucosa, per far sì che torni a essere una barriera filtrante, selettiva e intelligente. Quindi ripristinare l'integrità, ottimizzare il terreno intestinale, bonificare dai patogeni. La candida, se c'è la candida, bisogna curarla a livello intestinale. Non con farmaci chimici perché diventa una resistenza che è poi è difficile. Meglio la fitoterapia, i probiotici, per ricostruire la flora batterica. Io dico sempre, noi dobbiamo riconfigurare la sua flora intestinale, che è fondamentale, quindi miliardi di batteri, acidofili, bifidi, rhamnosus, casei, quello che vogliamo. No, riconfigurare la flora batterica, eventualmente dare dei fitofarmaci contro la candida se è presente. Senza questo è difficile. Ovviamente spesso bisogna lavorare sul fegato, ci troviamo un fegato grasso, ci troviamo una persona che ha una diuresi scarsa rispetto a quello che beve, quindi bisogna stimolare la diuresi, le scorie azotate, quindi bisogna lavorare sulla mucosa, bisogna lavorare sugli organi, bisogna lavorare sulla barriera. Quindi fondamentalmente 3 mosse, quindi che sono l'individualizzazione dell'alimento o degli alimenti in cui siamo intolleranti e evitarli per 4 mesi. E nel contempo, sempre in questi 4 mesi, lavorare su ottimizzare il terreno, probiotici, microbioti, ricostruttori della mucosa intestinale, lavorare quindi sulla mucosa e favorire il drenaggio di tossine attraverso sempre fitofarmaci che lavorano sul fegato e sul rene. E a questo punto io mi fermerei così bruscamente e devo dire che ce l'ho fatta, sono contento, ho corso un po', scusate, però fondamentalmente i concetti principali che sono poi esposti nel libro, che ormai siamo arrivati alla quinta edizione, perché in effetti dal 2007 a oggi c'è sempre qualcosa di nuovo da dire, ci sarà sempre un upgrade perché c'è sempre qualcosa da aggiungere, l'argomento è veramente ancora nuovo e ancora misconosciuto, anche se sappiamo molto, perché ad esempio, come avete visto, io nelle prime edizioni parlavo di diagnosi di alimenti attraverso le macchinette EAV, queste cose qua, perché non avevamo altri strumenti, umanamente dovevamo farcela, trovare qualcosa e queste ci hanno aiutato molto. Oggi sappiamo gli anticorpi da dosare nel sangue, gli IgG. Poi volete essere più precisi, dosate nel sangue l'IgG4, questi anticorpi, per gli alimenti che mangiate più spesso e trovate la positività. Basta, oggi abbiamo la scientificità. A Padova abbiamo il centro, all'università le fanno l'IgG4 per gli alimenti, c'è il centro delle allergie e intolleranze alimentari. Quindi quando c'è qualcuno che vi contesta o dice non è vero, è perché, tra virgolette, come dico io, è ignorante. Nel senso che ignora la materia, ecco, non ho detto un'altra brutta parola, ma fondamentalmente ormai questa è una realtà che si sta diffondendo ed è bene, ma la conoscete meglio voi, purtroppo, dei miei colleghi molto spesso.